Sconfitta per la Primavera 3 di Mister Ghiandole del vice Raffaele Biancolino, che cadono tra le mura dello stadio Partenio contro il Catanzaro. L'Avellino ci prova fin dai primi minuti, con Musto che con il sinistro spedisce il pallone di poco al lato. Il pressing dell'Avellino continua e al decimo minuto Di Zazzo spedisce il pallone di poco al lato con un tiro dalla distanza. Al sedicesimo però Piotti con un'ottima percussione in aria serve Raspaolo solo in area di rigore che firma il gol del vantaggio del Catanzaro. L'Avellino non demorde al ventitreesimo del primo tempo su un tiro cross di Florio, Mocanu non ci arriva per un soffio. Al quarantatreesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'Avellino trova il gol del pari con Alaia che raccoglie un pallone vagante in area di rigore e lo spedisce nella porta avversaria. Al sedicesimo del secondo tempo, Mele, dopo un paio di ottimi interventi, si rende protagonista in negativo con un'uscita azzardata in aria che regala un calcio di rigore al Catanzaro. Dal dischetto ci va Rando, che non sbaglia e spiazza Mele. Mister Ghiandolo, al termine della gara, commenta così la prestazione della sua squadra. È un ottimo primo tempo, e abbiamo tenuto bene il campo con una formazione, dico una corazzata, una formazione rispetto a noi molto più pronta di noi, ma noi nonostante ciò oggi con una squadra giovanissima, avete visto tutti l'età dei nostri ragazzi, l'abbiamo fronteggiata bene, un ottimo primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo seppur sotto, con condizioni meteo impossibili. Secondo tempo ci siamo abbassati un pochettino, è venuta fuori la fisicità, la caparbietà, la combattività di questo Catanzaro che è lassù in alto in classifica, è la solita ingenuità che molto spesso noi stiamo cedendo con situazioni, errori individuali che devono essere corretti nelle settimane di allenamento. Oggi ci tengo a precisare perché confermo quanto già precedentemente ho detto nelle vostre precedenti interviste, noi guardiamo anche dietro. Oggi c'erano tantissimi 2005 in campo, un blocco 2004, abbiamo giocato per oltre 60-70 minuti se non di più con solo due 2003, il nostro Mocanu e Florio, poi tutto un blocco 2004 e tanti 2005.